Eccoci. Bianco e nero, Eccoci qua, bianco e nero, colore che non amiamo ah, particolarmente, però va bene, non abbiamo importa. dietro ancora la dea. Siamo ancora qua a commentare la tua nostra Avanza. dea. Si vede, va bene. Allora, il teatro che no, Sì. Siamo qui a commentare la tenuta ancora anche stavolta. Abbiamo una sconfitta non. No, che sconfitta. Allora, diciamo, parliamo di perché ci si mette a ragionare delle partite Atalanta. Concetto principale è la partita, e la partita fa parte dello sport. Adesso sembra che vogliamo magari quasi dire di sminuire il risultato, perché dice, vabbè, l'hai persa, allora comincia a buttarla sullo sport, la partita l'hai persa, vede, sai. Quasi come De Coubertin, Sì, invece che chiaro. partecipare, no? L'abbiamo persa, forse anche in maniera non meritata, secondo me, però qualche errore l'abbiamo commesso, parecchi errori abbiamo commessi, forse anche la formazione iniziale di Gasperini non è stata convincente. Musso non finisce Piacerti. di piacermi, di convincermi, il primo gol. La palla gli è passata proprio sotto le mani. La discussione è arrivata a questo punto, nel senso che abbiamo deciso di condividere con voi chi avrà diciamo così, la volontà di vederci, di interloquire con noi, perché io e Raffaello siamo d'accordo su quasi tutto. Quasi significa che ci sono alcune cose sul quale io non la vedo allo stesso modo, nel senso che Musso sì, effettivamente non ha avuto la fortuna di riuscire a intervenire come ha fatto l'altro portiere, come si chiama il portiere? Ecco, Vabbè. e questo è un esempio del fatto che dall'altra parte non è che ci avevamo una squadra Cacciatori di... blasonati Esatto, o nomi che però particolari. hanno fatto la loro, non è che si sono tirati indietro, anzi, Hanno dato intensità al loro gioco. diciamo che abbiamo avuto tra virgolette, il merito di concedere all'allenatore del Frosinone di Frosinone, Francesco che non vinceva una che partita in Serie A da quando tuo figlio è diventato allenatore, Forse un anno, forse più, dopo 3 anni, tre anni. in precisione, concedetecela. Però vabbè, parliamo della partita di questa sera. La partita di stasera è stata un esercizio, probabilmente. Il fatto di essere ancora dentro nel calciomercato è forse in una fase ancora più delicata di quella che era iniziale, con le voci su alcuni giocatori di cui tutti sappiamo, perché Zapata soprattutto, come Koop Mainers, che è stato utilizzato per fare la campagna di chi ha detto che magari gli serviva, ma perché gli serviva forse più come nome che come giocatore. Mi riferisco al Napoli, che Napoli, non è ovviamente. riuscito a fare il calcio mercato neanche con quelli che aveva, che gli stanno quasi scappando. Ha vinto il campionato e l'allenatore gli è andato via, quasi non volevano che diventasse l'allenatore della nazionale. Cioè, è detto tutto. Noi non siamo napoletani, ma non perché ce l'abbia con i napoletani, anzi, ho tantissimi amici napoletani, ma amici veri. Però in quelle situazioni qua, come quanto a noi bergamaschi ci fanno notare dei nostri comportamenti, no? Che siamo magari gnocchi, che siamo fatti in un certo modo, in questa situazione, anche se De Laurentiis non è napoletano, però i giornalisti di Napoli, tutti proprio napoletani, non prendetevela. Fate le pizze che sono buone, avete tanti meriti, state in un bel posto, però cioè, concretezza, verosimiglianza, cioè esiste. No, Assolutamente no. in quella situazione qua siamo andati a cercare il Koop Mainers che deve venire a Napoli, ha deciso lui di venire. Vabbè, ma stavamo parlando Comunque della partita con il della partita, quel Frosinone. Frosinone che purtroppo Che è la partita, che è partita male. male. Che è
Frosinone molto, molto Mi piace anche il vivace, Gioppino con le molto trincianze. vivace, Se il molto Gioppino cresce di aggressivo. Io dicevo, ma sì, questo no? Frosinone non ce la fa ad arrivare fino alla fine. Però fa che c'è il Gioppino Il Gioppino si poi. guarda, il Gioppino sanga, eh. Perché non è di sangue, no? Il Gioppino è sangue anche tedesco. Nel senso che abbiamo fatto due ragionamenti prima e ci siamo resi conto che stasera, ma anche contro il Sassuolo, Il primo tempo non ha l'Atalanta dato non ha fatto l'Atalanta, non ha fatto la squadra non ha fatto provinciale. quell'intensità, cattiveria, Neanche il agonismo, senso della squadra provinciale. corsa, Cioè, aggressività. si è cercato di fare il Paris Sì, Saint-Germain, Tucchetti di classe. di avere. Che alla Con lunga spirito nella di qualità, la competenza. tecnica, però il fatto di dire c'è la palla, centrocampo, ce l'ha, il trequartista libero, non gli do la palla perché, oppure tricche tracche, tic tac, cioè cercare quasi il tic tac del Sì, Barcellona quello. e chi ha segnato? Del Frosinone. No, dico dell'Atalanta Ah, stasera, la beh, Zapata, chiaro. Del Frosinone perfezione chi del lo sa. Zapata, no, ma dico. L'altro giorno con il Sassuolo, cioè, hanno fatto dei gol che tutto sommato non erano quelli che sembravano essere messi in campo da quella tagliata. Sono Sì, stati sono dei quelli venuti fuori giochi, dopo. eh? Dopo. Però Non so dire lo come. spirito della provinciale, dove è stato in quelle due Lo partite spirito provinciale si è messo il Frosinone nel primo tempo, quello che là. dobbiamo, che abbiamo sempre messo in campo noi, qualsiasi campo, su qualsiasi altro campo, sia a Torino che magari a Milano, che a Napoli, che in qualsiasi altro campo. Stasera invece giocando con un Frosinone che apparentemente è una squadra non sulla carta, no? Non Poi ha che più ne cazzo, quel qualità. che dirà lì, quello della Juve, no, che dirà, Che dire, chi dirà? Dirà, stasera abbiamo abbiamo vinto. giocato con davvero sufficienza e con Ma stiamo dietro a Raffaello, ricominciamo da capo, non ti è piaciuto Musso? non mi è piaciuto Musso, assolutamente Musso. Due possibilità di intervento che ha potuto avere, che poteva avere sui due gol così improvvisi. Due tiri, non ho visto la sua reattività, la sua capacità di non so, la sua cattiveria, il suo quasi arrivare al limite quasi per prenderla, invece c'è cioè, proprio due gol entrati così in maniera soft, cioè molto soft, troppo soft. Anche sul secondo gol, soprattutto secondo me, Sul primo è che è arrivato lì non per l'ha potuto prenderla così, finire. invece che metterla, prenderla Però, così. vabbè, sentendo i commenti di chi l'ha seguito per la televisione, sembrava che lui potesse fare poco o nulla, insomma. Ma io ho i miei dubbi. Mentre invece la difesa, cosa mi dici di Scalvini? Scavini ha fatto qualche errore di troppo stasera. Dici? Sì, ha fatto qualche errore di troppo. Non è stato lo Scavini solito. Magari ha giocato un pochino più avanzato, magari più a centrocampo, Sì, andando non ha più fatto gli indietro. inserimenti, Non ha però fatto gli tu inserimenti immagini giusti. l'asina Però con giusta. l'asino è forte. Ma poi la difesa non ha sbagliato granché. Perché Il siamo pareggio ormai contro quasi primo su una cosa che io, Un errore fallo forse di Lukman, fallo errore, secondo me siamo fine fuori. difesa lì era Non è che ci. Allora, io ritengo che forse probabilmente con lui non era fallo, ma se non è stato fallo quello. Sono stati fischiati dei falli durante tutto il resto della partita, molto meno evidenti di quello. E quello è stato evidente. l'arbitraggio non è stato dei migliori. Vediamo dopo dell'arbitraggio. Quindi, primo gol, abbiamo un mezzo regalo di Lukman, Lukman, solo che presunto fallo, è. Ecco, secondo secondo, il me, secondo vabbè. gol, invece, cosa mi dici del secondo Il secondo gol, gol? Cioè, questo qua che arriva in area col tacco, la mette lì, secondo non è gol la stato difesa male. completamente ferma e il portiere così Io mi un po' sono lamentato fuori. subito già sul fatto che fosse stato generato un calcio d'angolo un po' che quando mi arrivano i calci d'angolo contro mi preoccupo, però più che altro il La sviluppo difesa della immobile e il portiere partita. completamente immobile. Secondo me, ancora Musso completamente E beh, immobile. lui evidentemente quando arriva la palla nell'area piccola dove qualche tempo fa quando io provai a giocare da portiere mi dissero che ero troppo piccolo. Ero troppo piccolo perché non riuscivo a dominare l'area piccola.
dove tutte le palle che arrivano lì dentro, chi ci deve andare con la testa non ha le braccia del portiere che può arrivare. Tutte le volte che la palla arriva, cioè il vero difetto di Musso probabilmente non è tanto nelle uscite o nella porta, lui è anche abbastanza reattivo al di là di stasera, che come dice Raffaello, Sul primo gol non ha allungato le mani, il secondo me. difetto grosso che ha Musso oggettivamente mi risulta il fatto che lui non è mai stato Nell'area piccola. padrone dell'area piccola, cioè lui quando arriva la Sul palla secondo gol, la palla sul testo è un mazzo quello che c'è in area. sul secondo gol, la palla è rimbalzata lì un po' La in palla area. che arriva così, Lui è rimasto lì così un po' imbambolato, difeso un po' ci sono dei imbambolato. Un po' portieri, sicuro, io sono sai. nostalgico e sono anche un po' vecchio, mi ricordo di portieri del tipo del nostro, come si chiama? Piotti, non so, Piotti che Ecco, ammazzava il non lo giocatore, so la ma memoria. no, Piotti, no, no. Piotti che si è spaccato anche lo zigomo qua, anche Musso si è Sì, spaccato sì, lo sì, zigomo. sì. Però contro, fuori, quasi fuori. Sì, in Piotti, uscita sbagliata, ecco, non comunque, è Piotti giusta. era un aeroplano. Quando arrivavano i palloni in area, lui usciva e oltretutto faceva la presa, cosa che non fanno più nessuno. No. Portieri adesso vanno e smanacciano Ma sono e un tecnico l'ho hanno presa. dei guanti che Mi costano ricordo anche 500 Perron che usciva e c'era 500 euro i guanti, non so usciva come con la possano, palla. i guanti Esatto, in mezzo alla costano difesa, in mezzo ai giocatori, sulla tac. testa dei giocatori. Perron. Oggi neanche ci provano. E secondo gol dell'Atalanta che è stato preso nel momento in cui forse l'Atalanta avrebbe dovuto provare, anzi, non forse, è il momento in cui l'Atalanta doveva ridurre subito il gap, cioè anzi, pareggiare e puntare alla vittoria. Gasperini ha detto chiaro che a lui le partite pareggiate sono perse. Sono perso perché un punto non Quindi per serve lui niente. perdere o pareggiare è la stessa cosa. Poi cosa diciamo invece di Kolasinac? Kolasinac è un ottimo giocatore, che ruba sempre la palla all'attaccante, riesce sempre a smistarla nel modo giusto. Se ne vorrebbero i giocatori come Kolasinac, però Quando è arrivato sembrava un po' una cosa di chiamare in No, chat no, però è che un giocatore ottimo, è perfetto, sempre puntuale. rispetto a Palomino, per esempio, che cosa ti sembra? Mi sembra più Fisicato, fisicato piuttosto e sempre con un puntuale, leader, sempre puntuale. Palomino era più magari più veloce negli inserimenti, magari però spesso perdeva la palla e si faceva un po' tra anche l'altro, nelle due anticipare partite ha fatto qualche l'avversario. falletto, ma non gliel'hanno neanche fischiato. Cioè, lui Volasi adesso non si fa mai anticipare l'avversario, anzi anticipa sempre, non si fa mai rubare riesce palla e riesce sempre a sempre venirne fuori. a. È una. È un Guarda, giocatore di guarda, un'altra qui stiamo qualità. guardando Milan-Torino 0-0 28esimo. Vabbè, alla fine capiremo che cosa è anche questo Milan. E questo Torino, squadre, vabbè, ne parliamo un'altra volta sul calciomercato. Una staffetta così strana, Frosinone, strana, non preventivata, Frosinone, vabbè, speriamo sia per magari un qualcosa che possa servire alla squadra che invece l'anno scorso è iniziato benissimo e poi è finito un po' così, che possa dare un po' una scossa, ecco, speriamo così. Miners. Miners grande, giocatore ovunque, destra, sinistra, centro, avanti, dietro. Però non è stato lucidissimo stasera, Ecco, ma ha corso tanto, con un caldo, 35 Cosma gradi. sì, va bene, ma c'erano 35 gradi anche per quelli del Frosinone. Il Frosinone l'ha messa più E sulla carta. stasera ha fatto delle cose buone, però non è stato secondo me Incisivo. così Cop Miners. È stato anche lui. Io ho il dubbio che questi qua, che sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti del calciomercato e di tante altre cose, comunque cioè, sono dei ragazzi di 24-25 anni, vabbè, Zapata ne ha qualche di più, però io non ne ho più 24-25, Certo, mi certo, ricordo certo. quando ne avevo 24-25, ero molto più sensibile alle osservazioni, anche se magari eri più esuberante e tutto quant'altro, ma la vita la vivi in un modo un po' più effervescente e se sei sotto un occhio di talento di ingrandimento è inevitabile che non hai il rendimento che potresti avere quando già hai deciso di stare in una Nella squadra, squadra sei ormai sei ufficiale, nella a squadra sei ancora un mezzo mercato. Derom stasera non ha fischiato il solito fallo che non era Fallo fallo, che sulla solita ammonizione non c'è. palese addirittura che non era fallo. Andiamo sulla fascia destra e abbiamo Ruggeri, no, sulla destra, sulla prima. destra, chi è? Sulla destra. Al primo tempo, chi è che abbiamo avuto sulla destra?
Zappacosta? Zappacosta. Zappacosta che non ha inciso come al solito, non è stato Zappacosta ha fatto più quantità che qualità. non ha inciso in qualità come al solito. Perché di solito Zappacosta Ha corre, perso ma anche anche sbagliato un gol, salta un picco l'uomo. fatto, perché Top Maners ha fatto un cross fantastico, E lui è arrivato un tiro cross perché ha attraversato l'area, è arrivato col la piede. palla è arrivata per Zappacosta, e Zappacosta invece che tirarla dall'alto verso il basso, che L'ha tirata sarebbe dal basso verso l'alto. è andata fuori, però di quello gli sembrava Sembra un gol fatto. Sembra un gol Sicuramente, nazionale. probabilmente a lui gli è pesata questa cosa qua, perché ha arrancato un po' lì sulla sua fascia, ha Meno. sempre avuto il Sì. dominio del gioco, però non è stato così Incisivo, incisivo, determinante. determinante. Io però mi sono fatto un po' un'idea che in questo momento l'Atalanta sia un po' più appesantita rispetto ad altre squadre, rispetto al Sassuolo e rispetto anche al Frosinone stasera sulle gambe. Forse è una preparazione diversa per magari Non nel tempo, poi piano piano uscire più veloce, più ci scattante, facciamo più pensando caso, anche alle coppe, pensando noi anche non ci facciamo alle coppe. più caso, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha sempre fatto più punti in trasferta che in casa, però sono due partite in trasferta In questa qua, trasferta, tre che punti in vabbè, trasferta. Sassuolo abbiamo giocato a Reggio Emilia, che in realtà campo praticamente neutro, ma più capo dell'Atalanta che del Sassuolo, perché erano più tanti i tifosi dell'Atalanta che quelli di Sassuolo al Mapei Stadium. Oggi a Frosinone il campo, Il clima, l'Atalanta, però non la è tanta, avevo un piglio gol. chi ha segnato? Gol del Milan. Ah, ah, è l'americano, sì, l'americano. Ah, ok. Vabbè, tornando al centrocampo dell'Atalanta, abbiamo parlato di, ecco, una cosa nuova di questa partita è stato l'avvicendamento di Pasalic con Ederson. Ederson. Cosa È pensi giocato più basso. sarà? Ma forse il Pasalic nella partita col Sassuolo non ha dato una buonissima impressione, forse magari Asperini ha pensato di giocare una partita con un centrocampista più basso, avendo davanti poi Zapata, avendo davanti poi una squadra magari più, non lo so, magari non lo so cosa. Però l'Ederson Ederson? qui, l'Ederson ha i piedi buoni, però non ha gli inserimenti che ha Pasalic. Pasalic non era piaciuto una partita col Sassuolo. Si è visto poco, però quelle poche volte che si è inserito è È stato stata una maligno, scelta, maligno. maligno, è stata una scelta e poi la partita è andata sul Chilo se è stata 2-0. una scelta tecnica o per prestazione o per lavoro Questo in non lo allenamento, che sappiamo, comunque. eh. Quindi di Koop Meiners abbiamo già parlato, Sì, sì. con me ne abbiamo già Siamo parlato. invece da quest'altra parte, sulla sinistra, Ruggeri. Ruggeri, tanto, tanto correre, la qualità. Forse lui, Ruggeri, ha come numero uno del suo repertorio, il cross. Perché la partita con Sassuolo, il suo cross è stato Determinante, certo. determinante e pennellato per il gol di De Ketelaere. Però Ha effettivamente difficoltà a saltare sulla rete, l'uomo, ha esatto, difficoltà a saltare sulla rete, l'uomo, nel gioco breve proprio stretto. nello scambio per i compagni, nello scambio stretto, cioè mancano i piedi buoni, insomma. Lui ha tanta corsa, tanta magari è, poi a suo punto il cross lo Gamba butta, cattivo, piedi buoni. però non Diciamo che ce l'hai ha buona, dei ma valori. non così buoni per quello che vorrebbe magari Ci vorrebbe un essere nella terzino spada che vuole essere la che ci squadra. vorrebbe un terzino Ruggeri, se fosse un terzino con quella corsa lì e con i piedi più Quando è raffinati. entrato nel secondo tempo, Bakker gli ha dato un attimino di qualità in più, però ha giocato pochi palloni. Bakker sembra un po' che non voglia prendersi la responsabilità nemmeno lui di fare, visto nel precampionato, cioè quando ti arriva la palla, piuttosto che giocarla e metterla in un certo modo, preferisce non perderla. E quello che mi ha fatto, anche quando ho detto vogliamo fare, non so, il tiki-taka del Paris Saint-Germain, del City, sembra quasi che questi giocatori abbiano
assimilato un'identità della squadra tecnica, della squadra di un certo livello, e abbiano perso quello invece che è diciamo, il modo di giocare di una provinciale, perché comunque l'Atalanta vogliamo essere, ma siamo sempre, cioè, quello che ci potrebbe fare vincere qualcosa in più è di avere la qualità, ma anche lo spirito della provinciale. Ok. E in quel caso qua, quando tu vedi il giocatore che potrebbe Torino. fare, hanno pareggio del Porto. Torino è Torino. No. Scusa, hai visto che Milan è. Diciamo, intanto che tu stai facendo i passi avanti per diventare tecnico, che fai i passaggi giusti, magari perdi le partite con una squadra che ha un organico sulla carta di un valore che è un terzo o un quarto dell'Atalanta. Perché Ok. Così. quando tu c'hai lì il Ruggeri che ti sbaglia tre passaggi su quattro, quando ti entra il suo non sostituto, quello che dovrebbe teoricamente è stato preso sul mercato per essere il titolare, e lo vedi che è magari più risolutivo perché lui ha fatto Sì, è qualche più risolutivo. controllo E poi gioca in maniera molto più più avanzata veloce, nel dello senso stesso che linebacker che non il Ruggeri. tocco, tac, mi arriva la palla, la rimando, tac, mi arriva, la Oh, rimando. lo scambio manca Ruggeri, lo scambio l'1-2, c'è che di buono Lucman. Lukman, anche lui non è più Lukman dall'inizio della scorsa stagione, sembra quello della fine della scorsa stagione, dove non incideva più e dove non riesce più a saltare l'uomo, dove sembra un po' compassato, sembra un po' impacciato, non sembra sicuro di sé come sembrava invece all'inizio della scorsa stagione, si è involuto. Si è voluto, almeno in questo inizio. Io sono convinto che comunque Atalanta è tutta la squadra un po' sulle gambe, cioè nel senso che ha fatto una preparazione particolare, quindi non è ancora al meglio della sua condizione fisica. Però Contro il Frosinone comunque, invece è partito pazzo, Sassuolo è partito diciamo pazzo. che al di là di Touré, che è arrivato e poi si è infortunato, diversamente di altre situazioni, altri anni, la preparazione, l'Atalanta ha ancora tutto il suo organico, cioè non hanno particolari infortuni, No, quelli che sono successi a l'estate l'anno parte. scorso con Ateborg, piuttosto Sì, che sì, sì. vabbè, Soppi, però nell'amichevole qua allo stadio, contro l'Atalanta Under 21, un pezzettino l'aveva L'aveva fatto. fatto, sì. Non si sa cosa, io non so cosa abbia deciso, però sicuramente Sofì, mi dispiace perché Una scelta a me probabilmente sembrava dell'allenatore. uno che poteva. Quindi adesso siamo rimasti a 4 da giudicare senza fare i voti 7-8, Certo, senza fare voti. perché Zapata. Zapata, anche lui si vede che non ha più la brillantezza di qualche anno fa, però Comunque la ripeto, precisione, la tecnica di stoppare la palla, rimetterla e poi magari qualcosina anche lui quasi di perdersi l'animo quando perde la quando perde la palla, palla, non ha più però quella ha fatto delle situazioni non sempre sulla stessa mattonella di campo, perché ha svariato Sì, un po'. ha sbagliato corso parecchio, è entrato, è andato a destra, a sinistra, però pare che non sia più quello Però ha fatto Zapata. la Fatto il Zapata. gol da Zapata, Cioè, il a brasiliano. me ricorda quel gol, somiglia un po', non dico che è lo stesso, al gol che fece nel 2000, se non sbaglio, 17 Ok. o 18, quando, cioè, prima giornata di campionato a Genova, contro Genova, quando vincevamo 1-0, abbiamo preso un gol su rigore, se non Ok. sbaglio, palla al centro. Gli è stato mandato il pallone sulla limite dell'area, lui ha preso il pallone, si è girato e l'ha messo dentro al 91esimo, 92esimo, Ok. mi sembra di ricordare. Cioè, lui, quando gli arriva il pallone addosso ed è in area, ha una possibilità, ha una caratteristica che del pallone gli può conferire un'energia di andare in porta, e infatti il portiere ha potuto fare poco su quella palla Sì, lì. lui è stato perfetto, cioè la situazione è stata Poi perfetta. forse anche lui ha avuto, beh, io vorrei vedere chi più bravo di lui e più stabile di lui avesse una linearità nel comportamento, perché sono un mese che gli stanno rompendo I le maroni, va di reni, qua, va di là. vai, vai, alla Roma, vai.
Se fosse un rigore, Cechi, impossible penalty. la partita del Milan. Milan è un'altra di quelle squadre di cui noi facciamo ormai riferimento, come questo cos'è. Ah, per un rigore a favore, va bene. A proposito invece dell'arbitraggio, secondo me c'era un rigore per l'Atalanta. E il primo gol del Frosinone, secondo me, era viziato da un fallo su Lookman, anche se Lookman non è sembrato molto reattivo nel gestire quella palla, però c'era un fallo, c'era. L'ho detto prima, che è un po' di cattiveria da parte di Lookman Quel e tipo l'arbitro di non ha. quella situazione lì che si è ripresentata, non quella situazione lì, le situazioni che si sono ripresentate nel seguito della partita con quella dinamica simile o quantomeno approssimabile dall'arbitro sono state giudicate in modo diverso, non nello stesso metro, per cui quando anche nei commenti dicono sì, no, però questi falli non li fischiano più, ho capito, però poi nel secondo tempo dei falletti a Daron, piuttosto Daron che Sì, l'avrò sì, mai sì, visto, sì, però sì, fallo che sì. non esisteva. Ho contatto, quindi dici, mi sono preso la palla, cosa devo fare? Mi devo smaterializzare? Certo, certo, certo. Quindi ci mancano i due. I due che rimane, Gin City. Vabbè, Gincidi non è da giudicare perché Gincidi ha Fatto fatto la la sua. sua onesta partita, come sempre. Scusami, No, 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 ha fatto la sua onesta partita, come sempre. scusa Ha Verratti, fatto la però sua onesta partita, come sempre. Non ha commesso errori se particolari. quando uno non si vede è perché è stato dentro fino alla fine, vuol dire che ha fatto il suo. Però diciamo che mancano i due, Scamacca Scamacca è entrato a partita e De già Ketelaere. ed è Ketelaere. De Ketelaere ha fatto delle giocate importanti di qualità. Ma tutti e due, secondo me, Scamacca e De Ketelaere hanno Forse fatto. sono entrati un pochino troppo Vabbè, non è tardi. che si può. Cioè, bisogna anche capire che non si possono De mettere. Ketelaere non mi serve quel tipo di giocatore che è adatto a giocare quando così dice, l'aria è intasata. Dimostra Scamacca non veramente. è particolarmente ancora in forma. Non ha fatto soltanto la parte che noi pensavamo diciamo così, sulla parte destra che viene, cioè, ha Svariato. svariato e l'abbiamo trovato. Tac, gol di Giroud. Ha fatto giocate importanti col Giro del Milan. Rigore. Vabbè, comunque dicevo che secondo me De Ketelaere stasera ha fatto vedere delle Delle ottime giocate di ottime. qualità. Purtroppo, vabbè, anche Scamacca ha fatto. Scamacca non è ancora al top della condizione fisica, anche lui. Però diciamo che nel bilancio complessivo della partita questi ingressi nel secondo tempo hanno fatto la loro, Parte. però non essendo stati sufficienti, probabilmente l'analisi che facevo io prima e che condivido con chi ha poi voglia di vedere questo video è che l'Atalanta ha perso un po' lo spirito della provinciale. Cioè, quando si cerca di fare una partita col dominio del gioco, del passaggio, della qualità, subordinandolo quasi al risultato. Cioè, non mi interessa neanche quasi dici tanto vedrai che noi il gol lo facciamo. E no, prima mettilo dentro, perché tra l'altro, quando noi abbiamo preso il primo gol e poi abbiamo preso il secondo, dicevamo vedrai che poi il Frosinone mette giù il pullman davanti. Sì, infatti Invece così non è va. stato. Vabbè, ma non proprio così Poi come. così è stato, Non è stato purtroppo. così come un Torino, un Sì, però Genoa. se fosse stato un 1-0, allora ecco, ma il 2-0 già gli garantì magari Però hanno fatto così ancora due o tanto. tre azioni, hanno fatto Qualche qualche uscita. cosa. Cioè adesso io, no, per dire, quasi non mi. Anzi, non quasi, non mi ricordo neanche i nomi dei Sì, dicevo che giocatori la fusione della sono. Frosinone. Perché sono giocatori che vengono dalla Serie B, No, ma quindi sono dico. bravi, hanno Cioè, fatto. non li conosciamo, non li conosciamo. Cioè, hanno fatto la loro parte, però parliamoci chiaro, questa sera che non ha fatto la sua è stata l'Atalanta, che non ha fatto la provinciale che va a incontrare un'altra provinciale. Abbiamo voluto fare, prendiamoci le nostre responsabilità, stiamo diventando un po' nobili, ci sentiamo, vogliamo sentirci al livello dell'Inter, del Milan, della Lazio, della Roma, del Napoli. Da un punto di vista del gioco, a volte l'abbiamo dimostrato,
Se partiamo con la mentalità di essere dei mobili, diciamo nel mondo collegato, Ok. che poi alla fine, più che nobile, sei quello che va a fare di più. Non le portiamo a casa queste partite qua. Bisogna tornare a essere un po' più umili, più provinciali, giocare il pallone per metterlo in porta. Quando hai pareggiato, lo stai vincendo, ti metti a fare i numerini. Ok, chiaro. No? Esatto. E invece, ma mi ripeto, comunque ho sempre la netta sensazione che l'Atalanta sia in una preparazione completamente diversa. Quindi anche questo qui, magari quello che stai dicendo Attilio, magari non ci troviamo d'accordo su questo, dice che magari l'Atalanta ha potuto fare i numerini, ma per me siamo proprio in una condizione fisica un po' più imballata, e quindi diamo l'idea di voler fare la squadra che gioca i numerini, ma non abbiamo la capacità di essere una squadra fisica, invece come siamo sempre stati. E quindi è una mia idea, per carità, poi il tempo lo dirà, magari le prossime partite lo diranno. Chissà cosa ne pensa il nostro Il amico mio Giovì Giuppino, De Sanga, cosa ne pensa la nostra amica Dea in Città Alta. Un saluto da Raffaele Raffaello, a Mazzoni tutti. e da Attilio Varischetti. Se volete aggiungere delle riflessioni che possiamo fare, sotto c'è la possibilità di scrivere. Alla prossima. Alla prossima, ciao.